Giovetti quanti scegli, ma noi non siamo criminali. E voglio ricordare questi nomi perché sono segnati nella storia di questo quartiere, di questa città, per quello che ricordiamo, ma è giusto ricordarli ogni volta. Gaetano De Cicco, Salvatore Benaglia, Domenico Guarracino e Gaetano di Nocera. È necessario riproporre questa memoria, ripresentarla, riviverla. Perché? Perché in realtà tutte queste cose che sono accadute negli anni continuano a ripetersi. Monticelli ha ancora la ferita di quella strage, però ci sono queste nuove generazioni che vogliono combattere, che sono molto più presenti e molto più oneste di tanti altri ragazzi che fanno altro. Questa è la Napoli che vogliamo, questa è la Monticelli che vogliamo, questa è la periferia che noi vorremmo, sia un ribellarsi contro ogni forma di criminalità organizzata. 8 anni consecutivi per vedere ancora crescere l'energia per la protesta e l'entusiasmo per affermare valori e diritti. A Ponticelli, dopo quell'11 novembre di 29 anni fa, in cui trovarono la morte 4 persone estranee alla Camorra, si rinnova la marcia per la memoria, insieme con i familiari delle vittime innocenti della criminalità, associazioni del territorio e centinaia di studenti. Noi come amministrazione siamo impegnati a fare in modo che le battaglie della cultura della legalità siano un qualcosa non soltanto portato avanti con gli auspici e con le intenzioni, ma con i fatti. Oggi le ragazze e ragazzi che sono qui presenti seguono durante tutto l'anno, grazie ai docenti, al Libera, al Comune di Napoli, un percorso serio di informazione e di consapevolezza. Ricordiamo delle vittime il cui nome per troppo tempo è stato dimenticato dalla storia della città di Napoli. E rinnoviamo la memoria perché è un progetto per il nostro presente, cioè il lavoro concreto, silenzioso e umile affinché sempre più nell'angolo della nostra città, soprattutto nelle giovani generazioni, possa essere messa la cultura della violenza, del sopruso, dell'apparire che ogni giorno alimenta quelle tante drammatiche pagine di violenza criminale ma anche di corruzione e di malaffare. Ponticelli è una storia grande, ha un quartiere con una grandissima dignità e con persone che portano avanti dal basso dei progetti di resistenza molto importanti ed è per questo che noi, non soltanto come impegno culturale, ma anche forte di rigenerazione urbana e per i servizi al quartiere, partecipiamo a questi momenti anche come senso profondo per metterci la faccia e rinnovare l'impegno forte per le periferie e per un'area così importante della città come Ponticelli.